Buonasera, ore 21, dallo studio centrale di TV6 un nuovo numero di replay. I campionati di calcio stanno dando i verdetti in questo finale che appassiona ovviamente tutti i tifosi del calcio, lo scudetto del Milan, quindi Ricky Massara campione d'Italia. Per quanto riguarda invece il trono di cannoniere va a Ciro Immobile, altro ex pescarese. In Serie B la finale sarà Pisa, il Pisa di Luca D'Angelo ed il Monza del DS Filippo Antonelli, e poi ci sono i playoff di Serie C, si è arrivati alle semifinali, saranno Padova contro Catanzaro e Feralpi e Palermo. Poi ieri è stata la giornata anche del nostro concittadino Manelle Estiarte, che ha trionfato in Premier League, oltre al trionfo anche nel ciclismo di un altro abruzzese, quindi Giulio Cicconi, che ha vinto la tappa di Cogni. Insomma, una domenica che ci ha appassionato come sempre. Per quanto riguarda invece le vicende del Pescara, tutto tace, tutto fermo. Cercheremo di analizzare anche le problematiche di questo momento. In studio questa sera con me c'è Andrea Costantini. Buonasera Buonasera, Andrea, ben buonasera Enrico. rivisto. Avremo diversi collegamenti, quindi saluto subito i primi ospiti in piattaforma, il collega Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Un ben Buonasera a te, rivisto salve a tutti. al collega Luca Pennese. Buonasera Luca. Buonasera Enrico, a tutti gli amici che ci seguono da Un casa. ben ritrovato anche a Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera a te, Enrico. Siamo in attesa ovviamente di collegarci con altri ospiti. Avremo diversi amici che si collegheranno con noi. Insomma, è stata una domenica di festa per molti tifosi, ovviamente da rimarcare anche la salvezza della Salernitana in Serie A, una salvezza che sa di storico per la società campana. Chiedo subito agli amici collegati, parto da Francesco Di Francesco. Che domenica è stata per te, Francesco? È stata una domenica, come possiamo dire, favolosa, storica, che sono tifoso del Milan, si sa, quindi ho gioito come non mai. Poi è stato interessante seguire, tra le varie cose che ricordavi tu, per esempio, a questo punto la clamorosa, due volte clamorosa, salvezza della Salernitana, perché nella partita decisiva che perdi 4-0 in casa e poi hai la fortuna che il Cagliari non riesce nemmeno a conquistare un pareggio. Con te, Ora la Francesca, però vittoria, devo aprire voglio una dire, parentesi perché è stato un weekend ricco, ma veramente ricco di gioia in campo cestistico per l'impresa di un certo Marco. Per chi non lo sapesse, illustraci tu. lo avrei, ti ringrazio, ma lo avrei detto, infatti. Poi il tutto è stato reso ancora più bello, appunto, ingigantito dal Tortona Basket, la squadra di Tortona che allena Marco Ramondino, che è mio genero, il marito di mia figlia Maria Laura, e poi il papà dei due nipotini Andrea ed Emma, che ha espugnato due gare consecutive Venezia, già grosso risultato essere arrivati ai playoff per lo scudetto da parte di Tortona, che ricordiamo è una La quinta matricola anche società loro. nella storia, mi sono documentato, giusto? Esatto, e poi addirittura adesso la semifinale, le semifinali, le tre, al meglio delle cinque gare, quindi tre vittorie su cinque contro la Virtus Bologna, campione d'Italia in carica e che ha chiuso il campionato al primo posto. Quindi è stato proprio un weekend, beh, Di festa. io direi proprio storico. Saluto Sì, anche storico. Totò De Leonardis. Buonasera Totò, ben rivisto. Ci sente Totò? È Sì, muto. ciao, mi senti? Eccolo, eccolo qui. Sì, Ci Totò, sono, che ci domenica è sono. stata? Abbiamo prima citato, non so se eri collegato, Ricky Massara, Luca D'Angelo, Filippo Antonelli, Manele Stiarte, tanti personaggi abruzzesi che hanno vissuto una domenica particolare. Per chi ti ha fatto piacere il successo di ieri in generale? Generale, da interista credo Massara, perché insomma lo ricordo con molta simpatia, cioè, è stato uno dei momenti più belli, quello, una delle promozioni più belle con Ricky Vola, quindi insomma è indimenticabile. Ma poi tutti gli altri, adesso
Tiferò per D'Angelo perché pure lui pescarese che ha fatto una lunga gavetta, ma se l'è meritato, è arrivato fino in fondo, spero proprio che ce la possa fare. E poi chiaramente Estiarte, pescarese, abitiamo la stessa via, non vedo l'ora di rivederlo appena adesso tornerà, quindi, insomma, proprio bello, dai. Luca Pennese e Riccardo Crinco, stessa domanda, giusto per rompere un po' il ghiaccio in questa puntata. Luca. Io da spettatore per il calcio non ho gioito per Manelle Schiarte perché lo scudetto non mi interessava, quindi per Manelle Schiarte che è pescarese ma è una persona straordinaria, io non lo incontro spesso, lo incontravo tanti anni fa quando lui era in Basca, io raccontavo le sue gesta dalla tribuna delle Naidi, e però ogni qualvolta lo si incontra sembra che il tempo non sia passato, ti tratta con una veramente pescaresità che lascia a bocca aperta, perché un grande campione, lo sappiamo tutti, ma è un grande uomo, quindi sono felice per lui. E a pensare che ieri in questa partita decisiva per la Premier League ha voluto al suo fianco anche alcuni amici della società dello Spoltore, con Eddie Farias che ha portato alcuni amici, quindi lui non si dimentica mai veramente gli amici che ha qui a Pescara. Riccardo, però noi abbiamo parlato anche in previsione dei playoff di Serie C, di questa sfida che ci sarà mercoledì tra Padova e Catanzaro, quindi Oddo contro l'altro abruzzese Vivarini, quindi insomma l'Abruzzo è presente un po' ovunque in questi giorni. Sì, beh, lasciami fare i complimenti al Milan per la vittoria dello scudetto. Io sono interista, ho perso la scommessa con il mio amico Francesco che pagherò al più presto quando lo vedo. Avevamo in ballo una scommessa che io ho perso, l'ha vinta lui. Meritato, uno scudetto meritato, e quindi ce ne siamo fatti una ragione, avevamo poche speranze, ma è andata così. Per quanto riguarda sia per la Serie B che per la Serie C, abbiamo degli abruzzesi che stanno combattendo fino all'ultima goccia di sangue questi bellissimi playoff. Guarda, onestamente non conosco molto bene Vivarini, conosco bene Massimo Oddo, quindi chi vince va bene, insomma, non ho particolari preferenze. E per quanto riguarda la Serie B, essendo io comunque originario di Milano e avendo vissuto per tanto tempo a Monza, tifo il Pisa, perché a me il Monza non mi è mai stato simpatico come squadra, e quindi preferisco tifare il Pisa di D'Angelo. E anche la sfida tra due pescaresi, tra Luca D'Angelo e Filippo Antonelli, esatto. Pescaresi, direttore sportivo, oltre che Mancuso. Preferisco tifare il Pisa, che è simpatico giocano anche per i colori della maglietta del Pisa. Va bene, insomma era doverosa questa copertina. Allora, siccome avremo poi collegamenti con altri personaggi, entriamo un po' sull'attualità, Andrea, perché ieri c'è stato un siparetto un po' particolare. Alla fine di Pineto-San Benedettese, partita di Serie D, c'è stata la classica conferenza stampa di fine partita, e chi c'era? C'era il presidente del Pescara Daniele Sebastiani che, come spesso accade quando non ci sono impegni calcistici per il Pescara, è sempre molto attento anche al campionato di Serie D, Notaresco e Pineto in particolare. Ieri era presente in occasione di questo big match, spareggio per i playoff tra Pineto e San Benedettese. Alla fine della partita ha partecipato a questa conferenza stampa congiunta con tutti e tre i presidenti, quindi Brocco e Renzi di Pineto e San Benedettese, e si è seduto anche il presidente Daniele Sebastiani. Ha parlato chiaramente della partita, ha parlato del Pineto, ma non sono mancate le domande anche sulla cessione societaria e anche sul futuro dell'attuale staff tecnico che è appunto sul... E ovviamente c'erano le nostre telecamere, certo. E lo andiamo subito ad ascoltare. Di cessione societaria, sei sempre convinto di questo? Sì, sono convinto, ma sono convinto di rafforzare la società, perché il Pescara merita sicuramente di stare in una piazza diversa, non fosse altro per quello che abbiamo costruito fino adesso, perché credo che a livello... Oggi leggevo un'intervista del presidente Gravina che diceva che nel calcio ci vogliono i giovani e le infrastrutture. E il Pescara ha sempre puntato sui giovani e sulle infrastrutture, non è un caso se abbiamo 8 campi di allenamento, il Pineto ne ha 4, quindi vuol dire che sulle infrastrutture ci abbiamo puntato molto.
e quindi quando tu hai queste due componenti che sono fondamentali per il calcio devi cercare di puntare a fare qualcosa di meglio. Ma rafforzare la società allora significa che resti? No, rafforzare la società significa che magari arriva qualcun altro molto più bravo di me e fa meglio, se poi non dovesse arrivare, io sto qua, sono stato per 13 anni, non è che la 14ª stagione mi fa paura, quindi sicuramente l'obiettivo è quello, però vedremo strada facendo. Se ti dico Zauri e Matteassi, cosa mi dici? Ti rispondo come ha risposto Silvio, il campionato è appena finito, io impegni ancora non ne prendo con nessuno, per cui c'è tempo per programmare, giocatori ce ne sono quanti ne vuoi in giro, e allenatori e direttori ugualmente. Allora, Roberta Di Sante ha cercato di toccare i punti salienti del momento, però prima di sentire il commento degli amici collegati, vorremmo riproporre l'intervista che tu, Andrea, hai realizzato qualche giorno fa al presidente onorario, sì, Vincenzo Marinelli. In occasione di quell'evento alla Padelmania, dove erano presenti tantissimi ex calciatori, c'era anche il CT Mancini, c'era il presidente Sebastiani e c'era anche il presidente onorario Vincenzo Marinelli. È stata l'opportunità per ascoltarlo, per sapere insomma qual era il suo umore su questa stagione e poi chiaramente anche per chiedergli qualcosa. Ecco, tocca un argomento molto importante che è di attualità, perché ci fa capire che c'è stata o c'è ancora, anche se si è un po' affievolita, una trattativa con questo fondo inglese, e quindi Andrea anticipiamo un po', poi la seguiamo. A chi si riferiva Vincenzo Marinelli? Da quello che ha detto Marinelli si riferiva al Citigroup, che è quella diciamo così, struttura societaria clamorosamente ampia che detiene il controllo del Manchester City, che fa riferimento allo Sheikh Mansour, ma ci sono tante squadre che fanno parte di questa galassia. Perché, e perché Marinelli? Marinelli, peraltro, perché sappiamo bene che è il suocero di Manele Stiarte, Manele Stiarte, come tu ricordato, lavora all'interno della struttura del Citigroup, all'interno del Manchester City, persona di fiducia di Pep Guardiola, quindi è una persona molto molto informata sui fatti. Ricordiamo che il Citigroup, oltre il controllo del Manchester City, ha altri club, il New York City nella Major League Soccer, il Girona in Spagna, il Melbourne in Australia e altri due o tre club ancora. Quindi è una struttura che si muove molto nel mondo del calcio. C'era nel Milan e Pescara, poi hanno dirottato, anche se le loro attenzioni sul Palermo. Sul Palermo, e lui spiega anche i motivi legati da un lato al bacino d'utenza molto più ampio che ha Palermo in termini di attenzione, in termini di pubblico, di popolazione, e poi fa anche un discorso sul bilancio e chiarisce quali sono i motivi che in questo momento potrebbero in qualche modo ostacolare l'avanzamento di una trattativa. Andiamo a sentire, dopo commentiamo questa intervista con i nostri amici. Vincenzo Marinelli. Che bilancio traiamo di questa stagione del Pescara? Non è andata forse come molti volevano? Sicuramente no. Io ho avuto un'esperienza da presidente, sono retrocesso, per fortuna siamo tornati subito in Serie B, perché secondo me è un purgatorio che non finisce mai. Hai bisogno di fare una squadra soprattutto adatta alla Serie C. Secondo me Pescara è una squadra forse più per una serie superiore che per la serie, perché se noi vediamo in Serie C si corre di più, c'è più sacrificio, c'è una mentalità acquisita da tempo diversa da quello che è il calcio giocato bene con giocatori che tecnicamente sono sicuramente molto superiori. È stato anche per me, particolarmente perché purtroppo non l'ho visto tutta vicino per problemi miei di salute, però ti dico, mi sento ancora un pugile suonato, perché io il Pescara, i colori biancazzurri, e prima il Pescara e poi la nazionale, tutto un po' là. Quindi io spero che si faccia qualcosa, perché il calcio secondo me a questo livello non è che si trovano molte persone disposte a investire, a fare. Basta vedere che anche tutti i grossi club sono in mano ai stranieri, quindi è difficile. Io quando sento dire
parole non adatto a una persona, quindi mi riferisco al presidente Sebastiani. Da parte dei tifosi mi piange il cuore, perché ci fosse qualche altra situazione o qualche altra cosa, allora magari la colpa che non vuole scegliere, ok, però io mi sono trovato anche in quelle altre situazioni, sono arrivati degli avventurieri e quindi il Pescara è fallito. Io dopo 29 anni possiamo dire che l'abbiamo tenuto sempre a un certo livello. Ecco, ma ora il presidente tiene un po' tutti sulla corda, perché si parla di una cessione societaria, di un affiancamento. Cosa accadrà secondo lei nelle prossime settimane? Sebastiani cederà le quote o no? Lavorando, abbiamo lavorato anche con qualche club insieme, però Pescara purtroppo la piazza è quella che è, c'è qualche società che era disposta a prendere il Pescara, è capitata un'altra squadra, mi riferisco al Palermo, che ha un'utenza molto superiore e poi ci ha quantificato i debiti. Cioè nel Pescara è difficile anche stabilire, perché oltre alla squadra, al valore soprattutto anche dei ragazzi, basta vedere che chi gioca con l'Under 17 altri convocati nelle nazionali, più ci sono gli immobili, quindi quantificare è molto più difficile. Io spero che veramente qualcuno che ha voglia di fare qualcosa di buono. Ma c'è secondo lei, c'è questo qualcuno? C'è? C'è, i contatti c'è, perché lo so anche da vicino, perché l'abbiamo fatto con qualche altro club molto quasi sicuro di poter prendere la società. Poi è venuto fuori il Palermo che c'ha appunto più spettatori, c'è una situazione societaria molto più chiara, non perché qua non sia chiara, è che ci sono diverse cose oltre alla squadra, quindi ci sono degli immobili, ci sono dei centri, quindi è molto più difficile. Io spero, mi auguro che ci sia qualcuno, però è capitato anche a me, abbiamo fatto solo parole, nel momento in cui di concretizzare qualcosa, di voler bene a Pescara, secondo me non c'è più quella voglia, quella che c'era prima, quindi siamo quattro gatti. Questo era Vincenzo Marinelli. Allora vorrei iniziare da Totò De Leonardis, che conosce da una vita ovviamente il presidente onorario del Delfino Pescara, lui ne ha vissute di situazioni simili. Marinelli, ecco, credi che questa era una pista fattibile, almeno come intenzione? Poi ovviamente le trattative possono nascere e finire, non andare in porto, ma c'era quest'idea secondo te, credibile, Totò? Ah sì, come l'ha presentata, tra l'altro la prima volta che se ne parla, cioè Marinelli non è che parla a vanvera, quindi ha accennato a questo contatto col gruppo che poi è entrato nel Palermo. In effetti la differenza è notevole, se pensiamo a quello che succede ai playoff, a Pescara andavano 3.000 spettatori, lì vanno in 30.000, ma a parte tutto insomma c'è una distanza abissale. Credo che in effetti questi contatti ci siano. Io però penso che l'obiettivo non principale, ma quello più sostenibile, sia quello di rafforzare la società. Non a caso il presidente è sfuggito a questo verbo, nel senso di trovare qualcuno che lo affianchi, tenendo conto che adesso è uscito anche Bankowski, diciamo che è rimasto solissimo. Dalla sua a questa solidità. Scusami Totò, perché nelle ultime ore proprio Bankowski ha precisato che lui, come dici tu, vuole uscire dal calcio, però manterrà i suoi impegni nella Delfino Pescara fino a quando non uscirà il gruppo con Sebastiani. Quindi non è che è vero, ha precisato. No, appunto, anche se è stanco di questo mondo che gli ha regalato grandi soddisfazioni, però manterrà fede ai suoi impegni, insomma. Sì, sono stato io impreciso, però questo lo sapevo anch'io, che appunto lui manterrà i suoi impegni fino a che non ci sarà questa gestione. Ecco, dicevo, io credo che la strada più percorribile possa essere quella di rafforzare la società, come è scappato detto al presidente nell'intervista di prima, cioè di trovare chi possa affiancarla, rafforzare una società che in effetti va riconosciuta una società solida, soprattutto che ha
dalla sua un settore giovanile, un lavoro sul settore giovanile, la storia dei campi, delle strutture, ma anche del materiale umano, voglio dire. Credo che questo sia un patrimonio che potrebbe dare continuità a questa società. È ovvio che, insomma, Sebastiani da solo, tra l'altro, non parlo tanto delle polemiche, cioè, perché io sono convinto che poi le polemiche, le contestazioni sono figlie di quello che succede in campionato, voglio dire. È successo anche a Marinelli all'epoca, insomma, per due volte, per due stagioni, certe volte è stato costretto anche a scappare, però non è rimasto lì, e nel momento della felicità, delle promozioni, è stato comunque rimasto quello che è, insomma, un personaggio in questo momento direi unico per calcio pescarese, per la continuità che ha dato per tanti anni, e il fatto che ancora adesso sia vicino alla società. Ecco, io quello che spero è che questa società si possa rafforzare, al di là di quello, perché sulla storia dei fondi chiaramente non ho materiale per capire quello che può, certo, che può succedere, ma però rafforzare la società, soprattutto ancora dovendo fare ancora un campionato di Serie C, sarebbe molto molto prezioso. Ecco, oggi è 23 maggio, il presidente Sebastiani ha dichiarato già nei giorni scorsi che comunque garantirà in ogni caso l'iscrizione alla prossima stagione per il 14° anno. Vorrei sentire Luca, Riccardo e Francesco, quando Sebastiani parla di infrastrutture e giovani, che sono stati un po' il fiore all'occhiello della sua gestione. Luca? Non ti ascoltiamo, Luca. Ecco, forse non c'è audio. Sì, adesso dovrebbe essere. Diceva, è un dato di fatto: se Pescara il prossimo anno, qualora dovesse restare questa società, potrà contare su un budget adeguato, non proveniente dalle casse personali del presidente, sarà possibile grazie alla cessione, secondo me inevitabile, dei tre gioielli che si sono messi in mostra in questi mesi, Sorrentino, Veroli e delle Vedove e delle Monache. Altrimenti il futuro sarebbe, l'avrei visto in maniera molto più forte. Con questo budget che arriverà da qui a un paio di mesi, credo che si potrà costruire, ritentare un campionato di vertice, che è quello che pretende la piazza di Pescara. Credo che sia, secondo me, difficile che arrivi qualcuno, perché che non sia dall'estero, perché in Italia la situazione attuale, con quello che sta succedendo nel mondo, gente disposta a buttare questi soldi nel calcio a Pescara per mecenatismo, non credo che siano disponibili. Ecco, c'è anche una pista italiana, abbiamo sentito, abbiamo letto, poi con il prossimo ospite cercheremo di capire se c'è qualcosa di vero. Vorrei sentire anche Francesco prima e poi Riccardo. Francesco. Ma io credo che alla fine, intanto io ho sempre grande fiducia in Sebastiani, perché ama il Pescara da buon pescaresi. Io sono convinto che alla fine resterà lui, magari affiancato, e sarebbe forse la soluzione migliore, affiancato da qualcuno, questo qualcuno che può essere anche qualche amico suo, qualche sponsor importante. Le premesse perché intanto c'è da sottolineare con grande risalto che garantisce l'iscrizione al campionato, e secondo me garantisce anche la ripartenza, perché poi un'eventuale cessione della società a gruppi stranieri, a imprenditori, a chi che sia, non è una cosa che si può concretizzare, realizzare, portare a conclusione in poche settimane, magari anche in pochi mesi, lo stiamo già vedendo. Ecco perché io credo che per adesso il futuro è solo roseo se si pensa solo a Sebastiani. Ecco, vorrei chiudere con Riccardo, sempre inerente a questa intervista interessante di Vincenzo Marinelli. Sarebbe stato davvero un bel colpo quello. Guarda, io rimango della mia linea
pur dopo questa dichiarazione io credo che Sebastiani rimanga al suo posto. E io ho sempre mantenuto questa linea e per il momento, visto che ormai di questa cessione se ne parla da quasi un anno, credo di avere in parte anche ragione, perché è possibile che voci il mese prossimo, insomma, ci sarà, però fondamentalmente non c'è un nome certo, non c'è niente, quindi parliamo di aria fritta. Visto che io sono un uomo concreto, quando quindi si parla di aria fritta. Stai criticando le dichiarazioni del presidente Sebastiani? No, io non ho capito. Scusa, stai? Criticando il presidente Sebastiani che rinviava la notizia. No, io non sto criticando nessuno, io sto semplicemente dicendo che è una trattativa, se c'è, non c'è un nome, non c'è un cognome, non capisco neanche se viene fuori questo nome, chissà quale trattativa così segreta sia. Stiamo parlando sempre di una squadra di calcio, non stiamo parlando di strategie militari. Al di là di questo, mi sembra che sia ogni volta il mese prossimo, ormai siamo purtroppo il calcio. Il tempo è quello che manca, perché l'istruzione ormai è a giorni, bisogna rifare una squadra. Mi sembra di tornare l'anno scorso in questo periodo, eravamo bene o male nelle medesime condizioni, forse vendo, forse non vendo, prendo l'allenatore, rifaccio da capo. Cioè, per il momento, perdonatemi, sono solo parole, di cose concrete non ce n'è. Quando ci saranno cose concrete. Stai criticando il presidente, forse involontariamente, ma lo stai facendo. Io non sto criticando nessuno, io sto dicendo che non ho visto ancora una cosa concreta. Quindi, quando non ci sono cose concrete, per me è aria fritta. Il nome non ne ho, non ho un nome su cui poter dire sì, c'è Pinco Pallino che vuole il rispetto, non è che il nome lo deve avere Riccardo Clinco e Riccardo. No, ma non parliamo però perdona. Il presidente, no? Sì, ma tutti questi segreti per quale motivo? Cioè il segreto dov'è? Cosa si sta, cioè perché c'è questo riserbo su dei nominativi? Cioè quale altro gruppo o quale altra grande strategia può inficiare una trattativa fino a quando non si mette nero su bianco? Sì, va bene, però per il momento io, guarda, ribadisco il mio concetto, che è un anno che ripeto che finché non ci sono cose concrete per me è un argomento che definisco aria fritta. Andrea, mi dicevi qualche notizia di giornata a proposito di presidenti? Sì, perché è tornato in libertà Massimo Ferrero, l'ex presidente della Sampdoria. Era stata avanzata una richiesta da parte dei suoi legali, oggi la richiesta è stata accolta dal GUP del Tribunale di Paola, quindi Ferrero torna in libertà, revocati i domiciliari, però lo stesso Massimo Ferrero nella medesima udienza è stato rinviato a giudizio e il prossimo 21 di settembre partirà il processo. A te. Bene, primo break e poi avremo un altro ospite, quindi Lina Maurizio da qui in regia, tra qualche istante torneremo qui in studio, tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Eccoci per la seconda parte di Replay. Allora salutiamo subito il nuovo ospite che è entrato ora in piattaforma. Si tratta del primo cittadino di Pescara, il sindaco Carlo Masci. Buonasera sindaco, grazie per aver accettato. Buonasera a voi. Salve. Certo. Allora, in apertura abbiamo chiesto ai nostri ospiti che domenica sportiva è stata. Per lei è stata una bella domenica, perché ovviamente precisiamo... Su più fronti una bella domenica. Su più fronti, sì. Adesso siamo nell'ambito sportivo, quindi... No, su più fronti sportivi. Ah, certo, certo. E dicevo, lei è un gran tifoso del Pescara ed è anche un tifoso del Milan. Un tifoso del Milan, un tifoso dei ciclisti abruzzesi, quindi certo. Abbiamo fatto l'unplane ieri tra la vittoria del campionato del Milan, la vittoria di Giulio Ciccone. Poi a Pescara ieri c'erano molte manifestazioni sportive, c'era la Maratonina del Mare, 1300 atleti che hanno partecipato provenienti da tutta Italia, c'era la manifestazione nazionale del SAP, bella, questo sport che sta prendendo sempre più piede, a Pescara si pratica in maniera molto estesa. Certo. Quindi la vittoria anche di Manuele Stiarte con Manchester City, abbiamo detto in apertura, anche il nostro pescarese acquisito, Manuele Stiarte, giusto? Come no, come no. Insomma, una bella domenica. Una bella domenica di sport. Quando la riviveremo invece una bella domenica calcistica con il Pescara? Ma, io spero di rivederla presto. Purtroppo il Pescara ci fa soffrire in questi ultimi anni. Chi tifa soffre quando i risultati non arrivano. Abbiamo gioito e adesso soffriamo. Speriamo che l'anno prossimo sia un anno di cambiamento che ci porti a vedere partite belle e vittorie che ci possano proiettare in un'altra serie. Questa è la speranza di tutti quanti noi. Senta sindaco, noi a fine anno con lei facciamo sempre un bilancio, la sentiamo all'inizio della stagione e poi alla fine. Nelle ultime giornate però il suo nome è uscito alla ribalta sui vari mezzi di informazione per via di una presunta trattativa che l'ha vista anche presente, adesso lei ce la confermerà, ce la smentirà, chiediamo soprattutto al diretto interessato cosa c'è di vero, per questo imprenditore di Castel di Sangro che vive in Australia, un certo Robert Parena, che sembra abbia avuto un incontro con lei e con il presidente Sebastiani o per entrare nella società o perché è interessata al discorso stadio, cosa c'è di vero? Ma io lo dico in maniera assolutamente trasparente,
Io ho avuto una telefonata dal presidente Sebastiani che mi ha chiesto di poterlo andare a visitare nella sede del Pescara. Io sono andato volentieri, anche perché non ero mai stato nella sede del Pescara, nella nuova sede, e quindi sono andato a vederla e lui mi ha detto che mi voleva fare incontrare una persona che voleva avere delle informazioni sulla città. Io sono andato, ho incontrato più di una persona, nel senso che c'erano più persone che si sono presentate, però come succede sempre, quando ti presenti e ti presentano tante persone, i nomi non li riesci a individuare. Quindi io, se dovessi dire che ho incontrato la persona collegata a quel nome che è uscito sul giornale, non ve lo potrei dire. Però ovviamente c'erano delle persone, dei professionisti e due persone interessate a sapere cosa c'era di vero relativamente alla possibilità di riqualificare lo stadio. Io ho dato le informazioni che sanno tutti, nel senso che ho detto che il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo, e dico anche la Regione Abruzzo perché negli incontri che noi abbiamo fatto con Abodi e col Presidente Sebastiani c'era anche il Presidente Marsiglio, il Comune e la Regione sono disponibilissimi ove dovesse arrivare una proposta di riqualificazione dello stadio di Pescara, ovviamente nel rispetto della normativa collegata ai beni ambientali, perché è fondamentale, e comunque nell'ottica dell'adeguamento di una struttura che per le nuove concezioni di spazi pubblici legati allo sport è in qualche modo datata. E quindi queste notizie ho dato. Poi abbiamo parlato della città, che è una città fantastica, attrattiva. Come sapete, io in ogni occasione cerco di parlare della bellezza di Pescara, ma devo dire che in questi ultimi tempi neanche ne devo parlare tanto, perché tutti quelli che hanno un contatto con me mi dicono che Pescara è bellissima e si vede benissimo, quindi sfondano una porta aperta e io ci metto il carico da 90 sopra. Quindi mi sono fermato 10 minuti, non di più, e ho salutato e sono andato via, salvo a rivederli in un'altra occasione, se ci saranno altre persone che potranno avere informazioni. Italiani o stranieri? Erano degli italiani, però che lavorano all'estero, questo sì. Quindi potrebbe esserci anche questo Parena di cui è uscito il nome? Il nome sinceramente non lo posso dire, perché nelle presentazioni in genere poi i nomi sfuggono. Ecco, ma a prescindere dallo stadio... E poi non, ovviamente di fronte a me non hanno parlato di nessuna trattativa, nulla di nulla, e io sono stato 10 minuti, non di più, e sono andato via. Per dire cose poi che sanno tutti, che chi sì, sì. Ecco, la sua sensazione... Bastava leggere i giornali dei mesi scorsi, però insomma... Forse detto dal sindaco un altro peso rispetto... Esattamente. La sua sensazione qual è? Che il Presidente vuole coinvolgere altre figure nel discorso sia societario sia per l'impianto dell'Adriatico? Allora, intanto per l'Adriatico noi ci siamo incontrati qui in comune due volte, c'era anche il Presidente Abodi, c'erano anche i rappresentanti della sovrintendenza, c'era il presidente Marsiglio, quindi il discorso è stato fatto più volte, anche se la sovrintendenza ha posto dei paletti che dovevano essere poi superati da un confronto diretto tra i progettisti e la sovrintendenza. Non vi so dire se questo incontro diretto c'è stato o contatti diretti. Per quanto riguarda il discorso del presidente Sebastiani sulla vendita della Pescara Calcio, ma lui lo ha detto in più occasioni, lo ha anche detto a me, che lui vorrebbe in qualche modo sgravarsi da questo impegno e vorrebbe trovare degli eredi che possano prendere in mano il Pescara.
ovviamente con una solidità finanziaria tale da poter far sì che il Pescara possa tornare ai fasti del passato, perché in Serie C il Pescara non ci può stare, non è possibile che Pescara stia in quella posizione. Purtroppo però la realtà dice questo, quindi è difficile uscire dall'inferno. Ecco, purtroppo nel calcio vediamo molte società blasonate che in un attimo si ritrovano in serie che non sono le loro, è capitato anche a noi in questo momento. Allora, vorrei coinvolgere Totò De Leonardis. Totò, allora il presidente chiama il sindaco per presentarli degli imprenditori, dei professionisti per valutare alcune situazioni. Che riflessione puoi fare, Totò, su questo? Ma una cosa volevo chiedere al sindaco, intanto un saluto Carlo, soprattutto per quello che si intende per riqualificazione dell'Adriatico, perché credo che questo sia il tema molto importante. Attualmente, ricordiamolo, Pescara, l'Adriatico è praticamente inaccessibile, nel senso che non ci sono parcheggi, quindi arrivare, che l'unico parcheggio idoneo è riservato a soci o sponsor e via dicendo. Il resto, una volta si arrivava allo stadio con i pullman, con le macchine da tutta la provincia e anche fuori. Credo che la riqualificazione dovrebbe riguardare anche questo, no? Non solo l'impianto in sé, ma anche l'accessibilità dello stadio. Cioè, questa è un'ipotesi che avete studiato, ricordo che c'è stata questa riunione anche con il Presidente della Regione. Qual è l'obiettivo principale, come arrivarci? Intanto bisogna capire come arrivarci, nel senso con che mezzo arrivarci. Con che mezzo, certo. Perché è chiaro che qualsiasi filosofia legata alla riqualificazione dello stadio deve basarsi sul fatto che allo stadio non si può pensare di arrivarci più con le macchine, con 20.000 macchine o con 10.000 macchine. È chiaro che occorrono mezzi alternativi che comportano una nuova filosofia di mobilità. Viene naturale per esempio parlare di Viale Marconi, perché Viale Marconi è inserita in un processo di mobilità leggera sul mezzo pubblico a basso impatto, zero impatto ambientale, perché le persone dovranno muoversi su determinate direttrici con percorsi dedicati ai mezzi pubblici, per cui ci si potrà muovere in senso competitivo rispetto al mezzo privato, e quindi rafforzare i mezzi pubblici che arrivano allo stadio. E questo è il primo processo che noi dobbiamo fare. Poi è chiaro che non è che non ci sarà l'accessibilità per le macchine, quindi il tema dei parcheggi per le macchine è un tema che si pone in ogni occasione, e devo dire che si è posto anche in quell'occasione, nel senso che abbiamo parlato sull'accessibilità allo stadio con i mezzi pubblici e con i mezzi privati. Ma ripeto, il discorso è stato di qualche minuto, quindi non è che si è approfondito un argomento specifico, si è detto soltanto che lo stadio deve avere determinate caratteristiche per essere fruibile tutta la settimana da parte delle famiglie, e non più soltanto uno stadio dove si gioca la domenica per gli sportivi. Quindi questo è stato il ragionamento. Certo, però adesso l'impianto molto superficiale dovrà presentare anche per le nuove normative delle novità. Ecco, si parla sempre di questa pista di atletica e altri lavori da dover sopportare. Quindi sono tante. Sulla pista di atletica il discorso è sempre stato chiarissimo. Si può eliminare la pista di atletica, fermo restando la soprintendenza, però prima di eliminare la pista di atletica Pescara deve avere un'altra pista di atletica. Certo. Perché Pescara è una città che certo, sull'atletica leggera ha sempre molto sull'atletica leggera, anche per i tanti ha una atleti. Storia certo, ci mancherebbe. Allora, invece gli altri amici si vogliono fare qualche domanda su questa nuova idea di società che può essere allargata con qualche nuovo arrivo. Vediamo Francesco Di Francesco se vuol chiedere qualcosa al sindaco.
Sindaco, buonasera, ben rivisto. Chiedo, ciao, chiedo semplicemente, ma magari con il lavoro tuo, con il lavoro di qualche altro amministratore anche a livello regionale, trovare qualche personaggio tra virgolette locale, ossia trovare nuove strade perché si arrivi a trovare personaggi in grado di supportare, di aiutare, di entrare in società, aiutare Sebastiani, poi magari col passare del tempo rilevare perché no anche tutta la società. È così difficile? Ti do una risposta secca. Da parte di un amministratore, di un sindaco, di un presidente di regione, oggi è molto difficile questo. Per le tante implicazioni che ci sono, una volta era la prassi quella del sindaco, del presidente della regione, di attivarsi per trovare imprenditori che volessero investire nella squadra di calcio. Oggi quel terreno è molto scivoloso e quindi per tante ragioni, e quindi non credo che questo sia possibile, salvo che qualcuno lo chieda, e allora tutti i buoni uffici possibili per fare in modo che la squadra possa avere solidità finanziaria, che è quella che tutte le squadre vogliono avere. C'è tutta la disponibilità, ripeto, a mettersi a disposizione nel momento in cui dovessi essere chiamato, come ho fatto. D'altronde non ho perso tempo ad andare nella sede della Pescara Calcio, però altra cosa è, diciamo, contattare imprenditori per dire investite sulla Pescara Calcio, perché è molto delicato questo. Allora, abbiamo il sindaco ancora per qualche minuto. Luca Pennese, Riccardo Clink e poi Andrea Costantini. Luca. Sulla integrità del sindaco Carlo Nasci, credo che nessuno di noi abbia dubbi. Per me ha detto una piccola bugia quando ha detto che non sapeva con chi aveva parlato nella sede del invece Pescara, è così. Perché... Vabbè, sindaco. No, guarda. Allora era distratto, forse. Ero distratto, però siccome erano cinque persone, i nomi sfuggono. Vabbè, ma quello con la grana si riconosce, sindaco. Detto ciò, non lo so se si riconosce con la grana. La domanda che le voglio fare è molto, molto semplice. Questa situazione che sta vivendo la Pescara Calcio, sprofondata nell'inferno della Serie C, ha ripercussione ovviamente sulla città, sull'economia della città, perché un conto è fare la B o addirittura un conto è fare la C. Lei da primo cittadino come la vive? Ma insomma, da primo tifoso innanzitutto vorrei che Pescara stesse ai massimi livelli. Purtroppo ogni volta che ci è arrivato non è mai riuscita la Pescara Calcio a rimanere in Serie A come noi tutti speravamo. Solo un anno c'è riuscita. E certo che la città con la squadra in Serie A o in Serie B è un'altra cosa rispetto alla squadra in Serie C, se non altro per le persone che comunque arrivano. Cioè, Pescara non è Pescara, la squadra di Pescara è la squadra dell'Abruzzo, e quindi quando ci sono le partite di Serie B o di Serie A, tutto l'Abruzzo arriva a Pescara, e quindi c'è un'economia che si muove attorno al calcio la domenica e non soltanto la domenica. Quindi noi soffriamo da questo punto di vista. Io, come tutti, spero che si possa velocemente tornare in Serie B, anche se la Serie C è un inferno. Lo vediamo che è un inferno la Serie B, la Serie C. O vinci facendo prima il tuo girone, o se no poi c'è una lotteria che comincia e che alla fine non ti permette di arrivare facilmente. Sì, la città soffre con la squadra in Serie C rispetto alla B o la A, quindi io mi auguro che questo periodo sia un periodo breve. Riccardo Clinco.
Ma guarda, se per caso io vado al cinema a vedere uno spettacolo cinematografico e in quella sala c'è anche Berlusconi, non è che se, è realmente io e Berlusconi stiamo guardando lo stesso film, ma non è che siamo amici però, Cioè, io veramente confermo quello che ho detto prima anche alla con le parole del sindaco di Pescara, mi onoro di chiamarlo mio amico Carlo Masci. Cioè, lui è stato chiamato in questa riunione di persone che io credo altro, e vi dico quello che penso dalle vostre parole. Io credo che il presidente Sebastiani abbia le idee ben chiare, e cioè iscriverà la squadra, cercherà di rafforzarla sempre con i mezzi propri e cercherà probabilmente finanziatori per quello che è il suo vecchio pallino, che è un po' il pallino di tante società, quello di avere uno stadio di proprietà, oppure di un dove ci sono di mezzo tanti quattrini, un rifacimento dello stadio Adriatico. Questo è quello che io penso. Tutto il resto, onestamente, ribadisco sempre con più forza quello che ho detto prima. Bene, allora Andrea Costantini. Sì, io saluto il sindaco. Due domande, sindaco. Una è una provocazione. Se in queste settimane, in questi giorni, ha avuto una sorta di incubo, oddio, domani si presenta il presidente Sebastiani, mi riconsegna le chiavi della società e adesso devo in qualche modo sbrigarmela io, perché poi molte volte capita così, che il presidente va dal sindaco, dice io non ce la faccio più, mi fermo qui, quindi ecco le chiavi. Intanto questa considerazione, sindaco, se ha questo incubo? No, non l'ho mai avuto questo incubo, perché mi sembra che Sebastiani sia uno che sa fare di conto, quindi non credo che ci sia il pericolo di una situazione difficile dalla Pescara Calcio, però è una mia impressione, io non conosco dettagli, quindi è solo una sensazione, ma questo incubo non l'ho avuto. E poi le chiedo se, insomma, questa è una fotografia che può corrispondere al vero, o esce fuori un imprenditore o un pool di imprenditori locale che può essere interessato proprio a sviluppare un progetto di calcio, e a quel punto una trattativa potrebbe portare al trasferimento delle quote a questo pool di imprenditori locali e il Pescara resta in mano a pescaresi o abruzzesi, oppure se si tratta di attrarre investitori esteri, lo stadio probabilmente è l'unica forma di appeal che può avere un imprenditore che arriva d'oltreoceano o d'oltralpe, o no? Ma non lo so, allora, in quei pochi minuti in cui siamo stati con queste persone, devo dire che loro hanno sottolineato l'interesse anche per questa città, che è una città che è sempre molto effervescente e dinamica, ed è una città dove credo che qualsiasi imprenditore possa avere interesse a investire. Questa è l'impressione che io ho avuto, perché d'altronde dopo il Covid lo stiamo vedendo, Pescara sta acquisendo realtà imprenditoriali che stanno investendo su questa città, perché oggi gli imprenditori vanno dove possono ottenere riscontri ai loro investimenti, e questo avviene solo in alcune città, non avviene in tutte le città dopo il Covid, e Pescara è una di quelle. D'altronde nei giorni scorsi abbiamo letto sul Sole 24 Ore che Pescara è stata la città più attrattiva d'Italia nel 2021, è quella che c'ha la migliore differenza tra i nuovi residenti e quelli che sono andati via, tra le città da 65.000 a 250.000 abitanti. È una realtà, è un dato di fatto, sono numeri, non sono né sensazioni né impressioni. Io l'impressione che ho è che questa città sia molto appetibile dal punto di vista degli investimenti, e ho avuto anche questa sensazione parlando con queste persone. È una città molto accogliente, molto aperta, dove comunque si possono fare investimenti senza avere l'oppressione burocratica, senza avere tante situazioni che casomai rallentano i processi. E poi li invitiamo anche a fare un bel bagno, essendo ancora... Ecco, quello lo faccio sempre. No, questi nuovi, questi che vengono da fuori, perché... Quello
quello lo faccio sempre, no? Nel senso che invito sempre a fare il bagno a tutti lo a gennaio, figuriamoci. Anche perché a tutti adesso posso dire che abbiamo la bandiera blu, quindi, no, me la gioco su tutti i tavoli la bandiera blu, guarda. Che deve sventolare sempre. Che la gente rimane sorpresa. Ieri per esempio alla gara di SAP, dove c'erano persone che erano venute da tutta Italia, ho detto, guardavano il mare bello, piatto, pulito, ho detto giratevi dall'altra parte, guardate le montagne con la neve, solo a Pescara può succedere che uno la mattina scia e la sera va a fare il bagno al mare. Grazie al sindaco di Pescara Carlo Masci, grazie ciao. Per il contributo che ci ha dato. Ciao Carlo. Ci sentiremo all'inizio della prossima stagione. Grazie ancora al sindaco. Grazie. Allora, andiamo in pubblicità e poi torneremo a parlare di calcio giocato. A tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in studio dopo aver sentito il sindaco di Pescara Carlo Masci, oltre a Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Clink e Luca Pennese. Abbiamo il piacere di avere collegato il collega di Sky, Daniele Barone. Buonasera Daniele, ben rivisto. Ciao Enrico, buonasera a te, buonasera a tutti. Allora intanto complimenti per il post di stamane che hai pubblicato, perché la domenica di ieri veramente per molti nostri concittadini, personaggi che hanno
vissuto qui a Pescara, è stata una domenica di festa, ricordavi Ricky Massara, Luca D'Angelo, Filippo Antonelli, Manelli Stiarte, poi qualcuno giustamente ha sottolineato Cicconi, vabbè, era soltanto un ambito calcistico. No, ho citato anche Leo Mancuso, che era segnato un gol pesantissimo, esatto. E tra l'altro Leo è innamoratissimo di Pescara ed è innamoratissimo di una ragazza di Pescara, perché lui, giocando a Pescara, ha trovato l'amore nella nostra città. Ciro Immobile come capocannoniere, ovviamente. Tu eri a Monza ieri per la partita con il Brescia, e ora c'è questa finale con il pescarese Luca D'Angelo, il grande Luca che sta facendo un miracolo a Pisa. E come la vedi intanto questa sfida tra Luca D'Angelo e il grande Monza di Berlusconi? Sono due squadre forti, molto forti in maniera diversa, non a caso hanno chiuso la stagione regolare con lo stesso punteggio. Il Pisa ha avuto un terzo posto grazie agli scontri diretti, perché ha vinto sia a Pisa che a Monza 2-1. E tra l'altro questo è l'unico caso in cui il regolamento prevede, proprio perché arrivano alla finale due squadre con lo stesso punteggio, è l'unico caso in cui il regolamento prevede, dicevo, che se ci dovesse essere parità alla fine della gara di ritorno, sotto tutti i punti di vista, si andrà ai rigori, che altrimenti non si sarebbero tirati. Questo per ribadire che sono due squadre con valori importanti. Secondo me il Monza forse si lascia preferire per somma di valori tecnici, mentre il Pisa è una squadra di grande grinta, di grande garra, direbbero i sudamericani, con delle buone individualità. Ha perso un uomo importante dietro, che è Caracciolo, che era un po' il leader della difesa, però è una squadra che a me è piaciuta subito dall'inizio della stagione, quindi secondo me è una sfida, una doppia sfida nel ritorno assolutamente equilibrata. E davvero dico una cosa forse abbastanza banale, ma varranno se non gli episodi, quantomeno le circostanze legate sia a fattori fisici, mentali soprattutto, perché davvero in questi casi la differenza la possono fare dei momenti e non tanto la storia pregressa, certo, delle due squadre in campionato. C'è subito Andrea Costantini. No, stavate ricordando Pescara quest'ultimo weekend, ma la semifinale tra Pisa e Benevento è stata decisa dai gol di Lapadula all'andata e di Benale al ritorno, due dei protagonisti dell'ultima promozione in Serie A del Pescara. Esatto. E ricordiamo anche che il Lecce ha vinto con Marco Baroni, un altro che è stato qui a Pescara. Manca l'appello la Cremonese, ecco lì. No, beh, la Cremonese è a Ciofani, il capitano. A Ciofani, porca miseria, vedi, c'è sempre qualcuno che... Balzania anche. Balzania, sì, parlo di... Insomma, è stata una Serie B bellissima comunque. Enrico, sbuchiamo noi pescaresi un po' da tutte le parti. Sì, la Padula poi... dicevo, una Serie B bellissima è stata. Sì, sì, veramente bella. Lo sapete, io sono innamorato a prescindere della Serie B, ma quest'anno il campionato mi ha regalato e ci ha regalato davvero una stagione strepitosa, perché mai così combattuta, mai così equilibrata, mai statisticamente si era arrivati ad una giornata dalla fine senza conoscere almeno le prime due promosse, e questo da quando esiste il regolamento con i playoff. Quindi tutto si è deciso negli ultimi 90 minuti e adesso secondo me si va verso la giusta finale, proprio perché abbiamo ricordato prima che Pisa e Monza, o Monza e Pisa, sono arrivate alla fine della stagione regolare con gli stessi punti. Quindi, Daniele, lo chiedo a te, giusto, lo chiedo così anche agli altri amici, perché inizieranno anche le semifinali playoff di Serie C. C'è subito questa sfida tra Padova e Catanzaro, Oddo contro Vivarini, poi la Feralpi, grande sorpresa, se sorpresa si può parlare, che ha eliminato Pescara e Reggiana, contro Palermo. Chi vedete favorita tra queste quattro squadre? Partiamo prima dagli amici che erano collegati. Totò. Ma innanzitutto fammi fare una piccola precisazione, perché non ha avuto modo, il sindaco è andato via. Cioè, vorrei dire, io ribadisco questa necessità dell'accessibilità allo stadio Adriatico. Cioè, siccome pensiamo che rilanciare l'Adriatico significa portare allo stadio almeno 20.000 spettatori, come succedeva una volta, anzi erano proprio 30.000, e credo che sicuramente questo collegamento con Viale Marconi, tra l'altro con questa rivoluzione, che tra l'altro non prevede l'uso delle bici, mi sembra molto riduttivo, nel senso che l'accessibilità dello stadio dovrebbe essere fondamentale per il rilancio dello stadio Adriatico.
chiudo la parentesi. Purtroppo per quanto sindaco che può rispondere, quindi... No, lo so, però io non ho potuto intervenire prima, ma lo dirò per strada quando lo incontro. Bene, va bene. Non c'è problema, è sempre un amico. Dicevi, scusami, della... Padova, Catanzaro, Feralpi, Palermo? Guarda, finora quella che abbiamo visto, finora è il Feralpi Sarò, è la squadra che mi ha impressionato di più, nel senso, non a caso tra le quattro finaliste non c'è nessuna della squadra del girone B. Feralpi Sarò l'abbiamo visto contro il Pescara e poi l'ho vista anche la partita che l'ha portata alla semifinale, voglio dire, mi è sembrata una squadra molto molto quadrata. Credo che sia sembra la storia della carta, che sapete che non mi interessa parlare di squadra sulla carta. Sicuramente il Padova ha una struttura importante e soprattutto ha un allenatore importante, perché credo che Massimo Oddo abbia fatto già un grandissimo lavoro. Come tutti si Padova, Totò, mi sembra di capire. Mi sembra di capire di sì, anche se si è appresso tantissimo Rivarini, e non mi dispiacerebbe nemmeno se riuscisse a spuntare a lui, perché anche lui credo che sia un tecnico molto molto preparato, che finora probabilmente ha ottenuto meno di quelle che potevano essere le sue possibilità. Luca Benese, tu Luca come le vedi queste due semifinali? Luca, c'è? Forse deve smutarsi. Luca. Mutati. Sempre... Ci adesso ci sono, ecco qua. Ti dicevo, siccome io mi ricordo è il satellite Luca che arrivi dopo, sì, è in ritardo. Io mi ricordo una ventina d'anni fa un gol di Cipponi di Notelesco, di Pronoro, non mi ricordo di dove era, con 5 metri di fuorigioco. In determinate situazioni purtroppo le condizioni ambientali hanno un'influenza importante. Però ci sarà il VAR adesso in semifinale della semifinale. Sì, però poi dopo hanno altri modi per indirizzare purtroppo. Quindi credo Palermo. Invece Riccardo Clinca ha detto Palermo, giusto Luca? Abbiamo sentito. Sì, bene. Palermo. Riccardo? Io vedo per una questione... anche ambientale vedo bene il Palermo per quanto riguarda la promozione in Serie B, e invece in Serie A vedo il Pisa rispetto al Monza, perché il Monza ogni tanto arriva sempre al limite, ma poi essendo così attaccata a Milano, perché è un po' Monza un po' come Chievo per Verona, non credo che, anche per una questione poi non lo so, è una mia idea proprio che... Non ti piace Monza? Proprio... No, il Monza non mi è mai stato simpatico, perché è sempre stato un serbatoio del Milan da quando gli diede Buriani, Tosetto e Sanseverin. Quindi non ho avuto una grande simpatia per la squadra del Monza. E poi perché il Pisa, essendo nero-azzurro, mi è molto più simpatico. E quindi dico il Pisa e il Palermo. Riccardo, tra l'altro ti vorrei ricordare adesso che Luca D'Angelo è tifosissimo dell'Inter. È vero. Vedi, ha maggior ragione. Voi stasera, non lo volevo toccare. Francesco. E questi se non la finiscono con il nero azzurro il giorno dopo che il Milan ha vinto meritatamente lo scudetto, mo entro in polemica, però evito una volta, ancora una volta. No, parlava del nero azzurro. Devi abbozzare. Se addirittura quello, perché c'ha gli stessi colori, le cose. Io credo comunque che, stavo riflettendo, che il prossimo anno, al di là del girone, Reggiana e Cesena già sono rimaste in Serie C. Due tra Catanzaro, Palermo e Padova resteranno in Serie C. Anche è retrocesso pure il Crotone, è retrocesso il... Costantini dice anche tutte e tre. Anche tutte e tre, ma succede. No? Beh, io credo tutte e tre no, con tutto il rispetto per la Feralpi Salò, che indubbiamente ha meritato di stare, sta meritando dove è arrivato, non credo che riuscirà a eliminare prima pure il Palermo e dopo una addirittura in finale tra Padova e Catanzaro. E di queste tre che le vedo favorite rispetto alla Feralpi, magari poi la Feralpi mi smentirà clamorosamente, difficile dire
tutti, se pensi alla presenza del pubblico, pensi al Palermo, perché il Padova che rincorre la Serie B da più di un anno, ieri non erano nemmeno in 10.000, 8.000 persone ci stavano, quindi immaginate al posto del Padova metti il Pescara, ieri ci sarebbero state 15.000-20.000 persone all'Adriatico, quindi per ciò che concerne il pubblico. Poi la partita sono partite speciali, quindi difficile dire chi. In Serie B mi auguro il Pisa per D'Angelo. Se poi penso che dall'altra parte il presidente è uno che per 25 anni mi ha fatto godere e ha fatto mangiare tanta cioccolata Nutella agli interisti, devo fare il tifo per il Monza. Va bene. Allora torniamo a Daniele Barone. Daniele, tu tornerai a fare le vacanze a Pescara, come sempre. Quando tornerai probabilmente si saprà qualcosa di più su chi continuerà a gestire questa società di calcio. Da Pescara a Milano, che voci rimbalzano sulla permanenza di Sebastiani, sulla vendita, sull'affiancamento, sul fatto che resterà ancora lui? Abbiamo prima proposto un'intervista con Vincenzo Marinelli, non eri ancora collegato, dove parlava Marinelli dell'interessamento del gruppo del Manchester City, che poi ha dirottato verso Palermo. I canali erano Marinelli, Estiarte, Sebastiani, però Palermo rispetto a Pescara ha un bacino completamente diverso, quindi l'ipotesi più probabile dunque è che resti Sebastiani. È questa la tua idea oppure hai altre notizie in merito? No, notizie no, voci mille, umori tanti e mischiati tra i miei amici della colonia pescarese che vive a Milano e anche con tanti pescaresi che continuo a sentire più o meno tutti i giorni. Io, Enrico, non ho delle speranze o delle preoccupazioni. Secondo me, cosa detta e ridetta, e voglio farlo anch'io stasera in termini non critici ma del tutto giornalistici e obiettivi, il ciclo, se si può parlare di ciclo, perché tale è stato comunque importante, con risultati tecnici anche molto buoni, di Daniele Sebastiani, si deve ritenere concluso, quantomeno perché ormai Sebastiani è fiaccato, almeno credo che sia fiaccato dalla contestazione ormai fissa, costante della gente, della città. La città avrebbe voglia, avrebbe bisogno di aria nuova, di aria diversa. Che poi Daniele raccolga o meno questo tipo di volontà della città e dei tifosi, questo è un altro discorso, e io non sono così tanto sicuro che Daniele voglia cedere il Pescara, perché continua lui a ritenere il Pescara comunque uno strumento importante delle sue attività, gli piace fare calcio, gli piace essere un imprenditore nel mondo del calcio. Quindi sono abbastanza convinto che alla fine Daniele, a meno che non arrivi il famoso imprenditore o gruppo che gli metta sulla scrivania un'offerta irrinunciabile, credo che la storia tra Sebastiani e il Pescara debba continuare. Che poi lui vada ancora contro l'opinione della maggior parte dei tifosi, perché questo dicono i social, questo dice la gente nei bar, per strada, insomma, poi starà a lui continuare ad avere o meno la pazienza e la forza per resistere a un movimento, a un'opinione pubblica che ormai è decisamente, abbastanza palesemente contro di lui. Gli ultimi 3 anni, Enrico, lo sappiamo tutti, sono stati sotto il profilo tecnico 3 anni bruttissimi, una salvezza sospiratissima al play-out, una retrocessione e un campionato abbastanza sbilenco come quello di quest'anno, pur approdato al play-off. Tu mi parlavi delle sensazioni, io avverto una grande voglia di cambiamenti. Questo sì. Il tuo pensiero rispecchia un po' rispecchia proprio la realtà dei fatti. Quando tu dici quella salvezza al play-out, quella è una retrocessione sul campo, poi evitata dalla storia del Trapani. Quindi certo. 3 anni sono sicuramente da dimenticare. Sul fatto che si debba cambiare perché i social dicono questo, mi insegni che sui social
c'è scritto e leggiamo di tutto e sicuramente... No, no, ma i social, volevo intendere, Enrico, non perché i social debbano dettare la linea, non perché debbano dettare la linea, ci mancherebbe, societaria, ma i social ormai sono lo specchio di quello che viviamo tutti i giorni. Tutti sì, i giorni sì, sì. Viviamo a livello calcistico, a Pescara come a Milano, di gente che ha voglia di cambiamento. Non può essere quello, dico, il motivo del cambiamento. Ah, no, no, certo, certo, certo che no. Certo. E poi sulla contestazione è normale che ci sia, così come avviene un po' da tutte le parti. Però, ecco, questo però è legato a chi c'è dopo Sebastiani, perché è il difficile... Non è tanto cedere a delle condizioni che possono essere giuste o meno, ma trovare un imprenditore, un appassionato di calcio che dia continuità, perché quando si parla ad esempio di fondi stranieri, molti hanno paura di vedere anche grandi cose nell'immediato e pericolose situazioni poi a distanza di pochi anni, quindi la continuità è legata a tanti fattori con tanti punti interrogativi, no? Questo è un altro tema centrale sul quale anche qui da te io e noi insieme abbiamo detto anche nei mesi scorsi, ti ricorderai le famose serate a disquisire del famigerato e fantomatico Pavenati, non ricordo neanche esattamente il cognome. Sebastiani, ok, via, perché la città dice questo o vorrebbe questo, mi sembra di capire. La ma dopo Sebastiani Sibilia, c'è, no? Ricordi, c'è un... Daniele? Come? La città disse pure via Sibilia. Esatto, esatto. No, no, ma guarda, io spesso discuto, se non addirittura litigo, con tanti che vorrebbero buttare l'acqua con tutto il bambino. Secondo me di questo periodo, di questo ciclo, tale l'abbiamo definito, di Sebastiani, non va buttato via. No, tutto, no, voglio dire, anzi, non deve restare a vita, ma che la vita continui però. Sì, assolutamente. Cioè, no, ecco perché dicevo, è un tema centrale del quale a Pescara si dibatte ormai da tanto tempo. Volete che Sebastiani vada via? Ok, però l'alternativa e il futuro, chi ci presenterà, chi ci darà? Se deve arrivare il Pavanati di turno a far mostra del nulla che aveva in tasca, allora mi tengo stretto a Sebastiani. Però il rapporto è parecchio logoro, certo, è parecchio certo. Rovinato e da questo cul-de-sac bisogna pur venire fuori, perché il rapporto tra la città e Sebastiani è davvero deteriorato, se non di più. Daniele, perdonami, ma solamente unicamente perché per la squadra che non ha fatto risultato, perché io sono convinto che se per una stagione la squadra fa risultato, e l'abbiamo avuto la dimostrazione anche l'anno scorso, se la squadra, vedi che da 2.000 diventano 4.000 e diventano 8.000 immediatamente. Quindi io credo sì che quello che dici tu ha perfettamente ragione e concordo con te, ma credo che i risultati della squadra siano il vero problema. Questo è il problema degli spettatori, dell'amore verso la città, anche perché i presidenti sono tutti amati e odiati in base ai risultati, questo io credo. Però Riccardo, perdonami se aggiungo un'ultima cosa, nel caso prego. Specifico di Sebastiani, e qui provo a farmi portavoce, tra virgolette, di quello che dice tanta gente, non tanto quello che pensa Daniele Barone, che può interessare fino ad un certo punto. Il risultato va bene, conta ed è parecchio pesante nella valutazione. Ma qui mi sembra che si sia creato un rapporto ormai di non empatia personale, individuale, tra il presidente e la città e i tifosi. Cioè, anche gli ultimi playoff, il Pescara è vero, ha fatto un campionato bruttino, però comunque alla fine ai playoff ci è arrivato, la possibilità di gareggiare per la promozione l'ha avuta, pur in un contesto tecnico difficile, perché le altre squadre erano francamente più forti. Però lo stadio sono andati in 2.000 persone, 3.000 persone, cioè non mi sembra che al di là del risultato tecnico la città sia riuscita a scollegare il risultato stesso e i sentimenti che ha nei confronti del presidente. Questo mi sembra di poter dire. Daniele, io ti voglio aggiungo solo una cosa, se posso. Certo. Guarda, io però il presidente lo incontro spesso e mi metto a parlare con lui spesso,
ad esempio sulla Riviera di Pescara, ci siamo visti ad una più volte. Non, oh, sarà un caso, ma mai nessuno in mia presenza si è avvicinato dicendogli: vabbè presidente, mai nessuno. Guarda, sarà un caso, ma tutta questa gente di fronte a lui non va a dirgli: presidente, lascia questa società. Chissà come mai. Io questo mi domando. Possibile mai che parlo con lui mezz'ora sulla Riviera, passano una marea di persone, sono tutti quelli che lo salutano, ma nessuno che gli ha detto: ma quando è che te ne vai? Manco uno. Quindi, ci sta, però. Però poi da qualche altra parte abbiamo opinioni, valutazioni, pensieri e parole un po' diverse. Evidentemente è gente che poi o non ama esporsi direttamente nel faccia a faccia, oppure non lo so. Vabbè, adesso non però, insomma, che ci sia una frattura gente. Mi sembra evidente. Adesso non credo di aver scoperto. Totò, no. Sì, che Totò, di nuovo. Ancora Daniele, vuoi agganciarti a questo discorso? Totò. Sì, voglio dire, questa frattura, in effetti, voglio dire, io credo che sia sempre dettata dai risultati e anche dalla gestione di chi ha portato la società. Vorrei ricordare che le prime grandissime contestazioni sono state dopo la prima promozione in Serie A, vuol dire anche l'attentato a casa, per cui questo distacco tra la tifoseria, la città e lui c'è sempre stato e stranamente sparisce tutte le volte che magari vince il campionato. È già successo più volte. Io credo invece che il problema sia soprattutto Sebastiani, non è discutere se lui ha ancora voglia di starci o meno, se ha la capacità di fare autocritica per quello che è successo nelle ultime tre gestioni. Cioè il Pescara, ricordiamo, nelle ultime tre stagioni ha cambiato 8 allenatori e 100 giocatori, ripeto 100. Evidentemente c'è stata una costruzione di questo progetto che non andava bene. Non si tratta, è sempre lo stesso Sebastiani di prima. Secondo me lui dovrebbe far tesoro di questa, e credo che ne abbia la possibilità, perché rispetto a 10 anni fa credo che sia molto più scafato anche come dirigente per una squadra di prima di B e ora di C. E per cui il problema credo che sia soprattutto questo, non tanto se lui è stanco o meno, perché tanto la contestazione a Pescara, l'ho già detto altre volte, l'unico presidente che non è stato contestato è stato Caldoro, che è stato presidente soltanto per una stagione, cioè quando è andato in Serie A, per la prima volta in Serie A. Gli altri, tutti, Marinelli doveva scappare di casa, Galeota aveva la villa assediata, e cioè adesso Scibiglia è contestato anche lui alla fine, dopo che era stato accolto come il messia, tutti quanti. Per cui non credo che sia questo. Io credo che Sebastiani abbia una forza per portare avanti questa società, probabilmente non economica come vorrebbe lui, e per questo dico che il problema vero sarà quello, secondo me, di rafforzare questa società e magari facendo tesoro di quello che è stato la gestione degli ultimi 3 anni, che faccia un altro tipo di politica per attrezzare una squadra. Io nelle puntate ho ribadito questa possibilità, soprattutto di puntare sui giovani del settore giovanile, perché mai come quest'anno, dai tempi di Galeone, non c'era una società forte in campo giovanile come quella di attuale. L'abbiamo visto, insomma, da Delle Monica, Vero, Sorrentino, Diambo, tutti quelli che abbiamo visto. Credo che abbia un vivaio eccezionale su cui puntare. Si tratta di cambiare il modo di gestire questo tipo di società e di squadre. Ultime riflessioni. Lo posso fare benissimo anche Sebastiano. Le ultime riflessioni di Francesco e Luca, e poi una riflessione di Andrea con Daniele. Francesco. Ma io la riflessione che faccio la faccio in modo provocatorio, se mi permettete, e mi aggancio, ci stavo pensando prima, qui mi ha quasi anticipato Totò, lui l'ha detto in modo elegante, io lo dico diversamente: distacco e contestazione a Sebastiani, a Scibiglia, a Marinelli, ricordava Galeota, ad altri. Quindi forse il marcio è da un'altra parte o no? Sia, è vero, come ricordava e come ha sottolineato Daniele, che c'è una frattura ormai, forse
nessuno, una parte della tifoseria non lo sopporta più, a Sebastiani non gliene frega nemmeno dei risultati. Ma se la storia, come ricordava Totò, ci dice che tutti sono stati, o quasi tutti, contestati, mi verrebbe da dire, e allora la notizia dov'è? Quindi, se Sebastiani non viene solo a Pescara, perché se pensiamo che è stato contestato il presidente che ha vinto di più, Berlusconi, la curva del Milan lo ha contestato, oggi viene contestato Agnelli, quindi è il calcio, ma questo non per giustificare la contestazione dei tifosi, è un dato di fatto, quindi sono sempre i risultati che allontanano la proprietà dalla tifoseria, un po' in generale. Luca, vuoi concludere? Vabbè, logico che, è vero. Francesco. No, dicevo, è ovvio che si è legato ai risultati, perché è vero che, ma metti che resta Sebastiani, si vince il prossimo campionato, poi fai buone stagioni in Serie B, cambia tutto. Può darsi che venga contestato lo stesso, non è quello il problema. Certo. Luca Pennelli. Vabbè, ma sarebbe, non è una giustificazione, che siccome ci stanno gli imbecilli che hanno contestato dopo 25 anni Berlusconi, e allora siccome ci sono quelli che contestano qua, contestano là, allora va tutto bene. No, non è normale, perché io se le cose vanno male posso pure capire la contestazione, ma se tu mi contesti pure quando le cose vanno bene, o non capisci niente oppure sei in malafede. È successo, no? Luca? Sì. È verissimo quello che è stato detto, che tanti sono stati contestati prima di Sebastiani, però è innegabile anche che tra i tanti pregi che ha Daniele Sebastiani non c'è quello di saper comunicare. Io ho ancora nelle orecchie una dichiarazione fatta proprio a te qualche anno fa, direttore, quando disse: con la B ci palleggio. Lo abbiamo visto come ci palleggia, quindi diamo un colpo alla botte e uno al cerchio. La tifoseria fa il suo, ma anche Sebastiani ci ha messo un po' per farsi non voler benissimo da questa piazza. Andrea. Sì, saluto Daniele Barone. Domanda proprio in chiusura, sì. Flash, ipotesi: resta Daniele Sebastiani in sella alla società? Luciano Zauri è il profilo giusto dal quale ripartire come allenatore per la prossima stagione? Ah, secondo me sì, soprattutto perché si dia modo a Luciano, ecco, di sviluppare un progetto, un programma, o comunque un tipo di lavoro che possa durare per più mesi, perché nella sua prima esperienza si dimise dopo un po', adesso è tornato a poche giornate alla fine. Ecco, mi piacerebbe vedere il lavoro di Luciano Zauri un po' su tutto l'arco della stagione, perché secondo me è un ragazzo con delle buone capacità, un giovane allenatore con delle buone capacità, e quindi perché mi colpirono alcuni aspetti del suo lavoro quando cominciò da primo allenatore del Pescara 3 anni fa, quindi mi piacerebbe rivederlo. Da Milano ringrazio Daniele Barone, grazie, ti aspettiamo a Pescara, Enrico, per le vacanze. Buonasera a tutti. Grazie Daniele, buon lavoro. Ciao, wow. Grazie a Totò della Valenza, Riccardo Clinco, a Luca Pennese, a Francesco Di Francesco, grazie a tutti, buona settimana. Grazie a te Andrea, grazie buonasera a Maurizio da Guin Regia, Loris Bennato alle telecamere. Ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto. Ciao.